Eccomi qui, mi trovo insieme a Daniele Spizzico. Ciao Daniele. Ciao Cristian, come stai? Bah, non c'è male, ci troviamo qui per sentire da te, intanto lo conoscete già e ve lo presento nuovamente, lui è Daniele Spizzico ed è un attore e nelle vesti adesso di conduttore per questo Festival Cantagiro. Del Canta Festival Giro. Canta Festival Giro. Esatto, c'è stata questa bellissima proposta da parte di Mario Serafino, che è l'organizzatore, il produttore, nonché il produttore del Canta Festival Giro, e ci siamo cimentati in questa avventura. È la 19ª edizione del Canta Festival Giro, quindi ci sono state tante edizioni di grande successo per questo evento, e ho presentato tantissimi artisti d'eccezione quali Savio De Martino, MC Jerry, Angelica Lepore, Elena Laquidara, Gianfranco Gravina, Mario Serafino stesso, che è l'organizzatore, anche un bravissimo cantautore, e Roberto Serafini e tanti altri, che anche Franco Raciti, insomma tanti altri che hanno partecipato a questo meraviglioso evento, che è di 6 puntate, girato agli studi Sky di Caserta, e verrà trasmesso sul digitale terrestre e anche in streaming su internet su tantissime emittenti locali e regionali di tutta Italia, e andremo anche all'estero. Qui ci saranno gli italiani all'estero che ci guarderanno in streaming sempre, e ci saranno anche delle interviste simpatiche, esclusive solo per il pubblico degli italiani che vive all'estero. Ecco, perciò un rilancio della musica italiana, delle novità, qualche nome? Come ho detto prima, ci sta Franco Raciti, ci sta Savio De Martino, MC Jerry, che è un famosissimo cantante rapper, qui ci sta anche il rap, l'innovazione è questa, appunto, è proprio il genere che cambia, quindi cantautori, ci sono cantautrici, appunto c'è Siana e tante altre figure professionali molto molto come dire importanti, sia a livello locale che a livello nazionale. E poi ci sta il paroliere Tessari, che ho avuto l'onore di intervistare, ed è stata una vera grande emozione. Eccoci, raccontaci le emozioni che provi nel condurre e presentare questi artisti. Ma guarda, l'emozione è nel vedere l'energia che loro mettono quando cantano, quando si esibiscono, quando danno tutto loro stessi e tutto loro stesse per le loro performance, i balli, le movenze, le parole, i drammi che a volte escono fuori attraverso la musica e le canzoni. Questa è una cosa che riesci poco a vivere in qualità di attore, ma molto in qualità di conduttore. Quindi ho unito la mia passione del cinema, quindi verso il cinema, verso il teatro, verso la televisione, alla conduzione. La conduzione, secondo me, è quel connubio che ti porta a vivere a 360 gradi l'esperienza artistica di un professionista dello spettacolo. Ecco, e vogliamo dire qualche anteprima, le prossime tappe? Allora, le prossime tappe spero che si faranno in estate, perché stiamo organizzando appunto il Canta Festival Giro itinerante, dove ci saranno appunto questi artisti che si esibiranno e si dovranno esibire in queste piazze in giro per l'Italia, partendo credo dalla Sicilia, e speriamo pian piano di risalire verso la Puglia, la Calabria, la Campania e che ne so, anche il Lazio, vedere un po' come attecchisce questo fenomeno. So soltanto che tantissime emittenti televisive hanno richiesto il nostro format, e insomma stiamo cercando di pubblicizzarci il più possibile e di mandare avanti questa rassegna in 6 puntate del Canta Festival Giro. Ecco, dici qualche contatto? Allora, il contatto è cantafestivalgiro@gmail.com, oppure Canta Festival Giro New Generation TV su Facebook. Quindi se volete scriverci potete farlo direttamente su Facebook, su Canta Festival Giro, oppure Canta Festival Giro New Generation TV.
Perfetto, allora io ti ringrazio, vogliamo fare un saluto a tutti gli appassionati, a chi segue, a tutti gli ascoltatori, che, telespettatori che vi guardano. Allora io voglio salutare tutti gli artisti, voglio salutare Mario Serafino, Roberto Serafini, tutti gli organizzatori, anche Gianni Saia che c'è stato un po' vicino per la direzione artistica e tutti coloro che hanno partecipato al Canta Festival Giro, rendendo questo, come dire, format simpatico, leggero e molto molto divertente. Quindi guardateci, scriveteci, perché tutti gli artisti che vorranno poi dare voce, quindi gli artisti emergenti che vorranno dare voce alla loro musica e alle loro parole, potranno farlo attraverso il Canta Festival Giro. Ok, ti ringrazio, fatevi avanti allora, grazie Daniele, complimenti di tutto. Grazie e ti saluto, sei come sempre un grande amico e un grande salutatore che stimo tanto. Ti ringrazio tantissimo, da Cristian Paoloni, il salutatore, insieme al grande Daniele Spizzico, un saluto direttamente da Roma. Ciao! Ciao a tutti ragazzi!